Bene, dopo esserci occupati in generale di vettori, oggi vediamo un altro caso particolare di vettori. Abbiamo già visto che i vettori in fisica è una grandezza che è caratterizzata da tre aspetti: una intensità, una direzione e il verso. Un tipico esempio di vettore è, per esempio, lo spostamento, che secondo me è l'esempio più semplice di vettore, perché immaginate di trovarvi in una determinata posizione A, e di eseguire uno spostamento, cioè di cambiare posizione e andare nel punto B. Allora, lo spostamento, cioè il cambio di posizione da A a B, è proprio facilmente immaginabile che è descritto da una freccia. La distanza tra A e B è la lunghezza o intensità del vettore, nel caso specifico, in questo caso, la distanza AB è l'intensità del vettore, chiamiamolo. Che ne so, spostamento S piccolo. La lunghezza di AB è la lunghezza del nostro vettore S. Okay? La direzione del vettore è la retta sul quale il vettore giace. Questa è la direzione. E l'ordine con cui avviene lo spostamento, cioè da dove a dove, è quello che fissa il verso. Verso, quindi da A a B. Ok? Questo per La punta della freccia. esattamente che corrisponde a dove piazzo la punta della freccia. Quindi A prende il nome di origine o coda e B prende il ruolo di punta del vettore. Ok? Quindi secondo me lo spostamento era l'esempio tipico, classico di vettore. È chiaro che spostamenti diversi possono avere, per esempio, la stessa lunghezza, ma stare su direzioni diverse. E quindi cambia non tanto il punto di partenza, ma quello di arrivo. Quindi differenzia il vettore a parità di lunghezza percorsa, il punto di arrivo è diverso, non è più lo stesso. Ok? Abbiamo sfruttato questo per illustrare ed esaminare in dettaglio le proprietà dei vettori, soprattutto come i vettori si combinano, come si sommano, come si sottraggono, la famosa operazione con la regola del parallelogramma o la punta coda. D'accordo? Oggi è tutto chiaro fin qua, quindi questo richiamiamo concetti già visti. Oggi vediamo un altro esempio di vettore, che è quello che su cui il libro dedica la seconda parte del capitolo che stiamo trattando, sono le forze. Caratterizzare il concetto di forza in fisica non è una cosa del tutto semplice, anche perché normalmente lo si precisa dopo aver fatto la cinematica, che invece noi faremo un po' più avanti. Però la struttura del libro, cioè la concatenazione degli argomenti, è legata anche allo sviluppo più o meno parallelo dei concetti di matematica, perché la cinematica usa parecchio l'algebra, quindi il calcolo letterale, che ancora stiamo trattando in matematica. Per cui si preferisce anticipare questo tipo di concetti, che in realtà con una sequenza logica dovrebbe venire un po' dopo. Okay? Quindi faremo una cosa, tra virgolette, quanto più semplice si può. Okay. Sicuramente il termine, la parola forza, okay, l'avete già usata e sentita miliardi di volte. È un concetto che ha a che fare con, tra virgolette, lo sforzo fisico, cioè le spinte e le trazioni. Facciamo un caso semplice: se ho, immaginate di vedere questo come il pavimento della stanza e ho, che ne so, una sedia. In questa posizione, se voglio spostare la sedia,
da una posizione a un'altra, devo applicare una forza. Prendo la sedia e fisicamente la sposto. Ok? Quindi, per cambiare lo stato, in realtà stato di moto in cui si trova un oggetto, è necessaria una forza. Quindi la forza potremmo definirla ciò che cambia lo stato di moto di un oggetto. Quindi se un oggetto è fermo, per metterlo in movimento mi serve una forza. Viceversa, sicuramente chi esegue, chi si occupa di sport, sa benissimo che se mi arriva una palla, per fermare la palla devo anche eseguire una forza per quindi ridurre il suo movimento, per fermarla o per rallentarla. Se io sono su in un'auto e l'auto sta viaggiando a una certa velocità, per fermare l'auto ho bisogno dei freni. I freni svolgono o applicano una forza alle ruote. Ok? È chiaro il concetto. Questo, ripeto, lo vedremo più in dettaglio e più rigorosamente un pochino più avanti. Per adesso mi basta questa idea. È chiaro che anche in questo caso l'effetto della forza, ok? Non è semplicemente definito dal numero che ne dà l'intensità, a breve vedremo qual è. Ma è chiaro che se io posso prendere la mia sedia, ok, e spostarla applicando una certa forza, però posso spostarla in punti diversi. Quindi se la spingo in una direzione ha un effetto, se la spingo in un'altra direzione ha un altro effetto. Quindi in realtà la forza, che è caratterizzata anche da un'intensità, ma anche da una direzione, ma anche da un verso. Quindi la forza è un vettore. Perché rispetta le caratteristiche dei vettori. Ok? Adesso immaginate di vedere appunto il nostro tavolo in pianta. Se qui, questa è la nostra sedia, se applico una forza in questa direzione ha un effetto. Se la applico in questa direzione l'effetto è diverso. Ok? Quindi la forza in questo caso produce un effetto diverso. D'accordo? È chiaro, sicuramente per esempio avete già visto o addirittura l'avete anche partecipato ai famosi i giochi di tiro alla fune, in cui ho una fune e diverse persone, vediamo se riesco a fare un disegno più o meno umano, ai capi estremi della fune, e un gruppo tira verso la fune verso sinistra, qui adesso vorrei fare un vettore, ecco, cambiamo colore, questa è la forza di sinistra, e qui ho un vettore all'altro estremo, a destra. È chiaro che queste due forze sono due forze concorrenti, cioè hanno effetti diversi. E l'effetto risultante è quello dovuto alla somma vettoriale delle due forze sulla fune. Qui magari in centro si mette di solito si lega un qualcosa che indica il punto di riferimento. Se questo va a sinistra vince il gruppo di sinistra, se va a destra vince il gruppo di destra e via dicendo. Okay? Questo è un tipico esempio di forze concorrenti, cioè di forze che si oppongono l'una all'altra. E l'effetto totale, che prende il nome di forza risultante o forza totale, non è altro che la somma vettoriale delle due forze. È la forza risultante, che si somma con le regole classiche che abbiamo già visto, quella del parallelogramma, punta a coda e via dicendo. Ok, quindi le forze sono vettori perché? Perché obbediscono alle regole con cui funzionano i vettori, che abbiamo visto per esempio nelle diverse lezioni che abbiamo fatto fino ad adesso sui vettori. Ok? Chiaro? Come si misurano le forze? Come qualsiasi grandezza fisica ho bisogno di definire un'unità di misura. Okay? E
definire dei procedimenti di misura, cioè come proprio praticamente procedo per misurare le forze in gioco in un determinato fenomeno. Okay? Per far questo si utilizza uno strumento, almeno nei casi più semplici, che prende il nome di dinamometro. Il termine dinamometro, termine di natura di origine greca, dinamo significa forza, metro misura, cioè proprio lo strumento che misura, metron, dynamis, la forza. Okay? Ed è essenzialmente basato sulle proprietà della molla. Consiste tecnicamente in una molla. Ok? Immaginate, fatemi fare un disegno, immaginate di agganciare una molla al muro, in modo tale che questo rimanga rigido. Ecco, perdonate il mio disegno un po' grezzo, e qui l'estremo libero della molla. Immaginate per esempio se volete su un piano orizzontale, immaginate di vederlo da sopra. Se io appoggio la molla sul piano, la molla rimane di una certa lunghezza, questa viene chiamata lunghezza a riposo, L0. Ok? Quindi se alla molla non faccio niente, la molla ha quella lunghezza. Adesso immaginate di prendere con la mano l'estremo libero della molla, questo qui a destra, e di applicargli una forza, cioè di tirarlo proprio. Cosa succede? Beh, la molla si deforma. In questo caso, se io tiro verso destra, la molla si allunga. Fatemela disegnare un po' più allungata. E qui si è allungata di un certo tratto perché ho applicato una forza esterna, F. Adesso la lunghezza della molla è questa. Va da qua a qua. Okay, quindi ho prodotto una deformazione. La deformazione di fatto è tanto maggiore quanto maggiore è la forza. Quindi ho la forza applicata alla molla e l'allungamento della molla, cioè la variazione della lunghezza, questo delta significa variazione di L, quindi l'L attuale meno quello di partenza. Questo simbolo, il simbolo delta, che è fatto, è una lettera, è un triangolo, si legge delta, e indica una variazione. Delta L significa di quanto è cambiato L, perché può essere positiva o negativa. Se L aumenta, delta L sarà positivo, se diminuisce, delta L sarà negativo. Ora, di fatto, queste due grandezze sono proporzionali. Questo simbolo indica direttamente proporzionali. Ok? Quindi, come funziona il dinamometro? Beh, il dinamometro non è altro che un tubicino. Potevo anche portarlo perché in laboratorio ne abbiamo diversi, che è chiuso da un lato, questo è chiuso e qui c'è un gancio, dall'altro lato è aperto, all'interno c'è una molla, qui c'è il gancio libero e qui c'è un indicatore. Se io applico una forza a questo estremo del dinamometro, allora la molla si allunga, quindi questo indicatore esce. E leggendo in corrispondenza dell'estremità aperta del dinamometro vedo un numero che mi dice di quanto si è allungato e data la proporzionalità diretta tra la forza deformante e l'allungamento mi permette di misurare la forza. Non so se è chiaro il concetto. Ok? È tutto chiaro? Dimmi. Vorrei mostrare un video.
prossima volta ve lo porto fisicamente perché se me l'ho dimenticato, ma la prossima volta ve lo mostro. Dimmi. Ma il chilometro orario è considerata una forza? No, quella è una velocità. Attenzione. Un conto è la velocità e un conto è la forza. Prego. Dove si trovano gli indicatori del conto cambiato? Si trovano nella parte mobile, in questa qui dentro. Qui dentro c'è una scala graduata e man mano che questa parte esce, a seconda di quanto applichi, di quanta forza applica all'estremo libero, puoi leggere in corrispondenza il numero che dà l'unità di misura della forza. Ok? D'accordo? Le leggi che regolano le forze, le leggi o principi sulle forze sono l'oggetto di studio principale, cioè l'argomento principe di un'opera del 1686 mi pare, sì, di Isaac Newton. Cioè le leggi fisiche che caratterizzano come funzionano le forze, che sono la base principe di tutta la fisica classica, cioè la fisica che si applica nella vita di tutti i giorni, d'accordo? Sono trattate in questo libro, che ha una lunga storia, sulla quale torneremo molte, molte, molte volte. Per questa ragione, il nome che si dà alla grandezza fisica forza è il Newton, cioè le forze si misurano in Newton, che prende il simbolo N maiuscolo. Ok? Quindi una forza sarà a intensità di tot newton, n grande. Quindi qui, quando applico il dinamometro a una qualsiasi, applico una forza al dinamometro, il numerino che leggo qua sotto mi dice quanti newton misura quella forza. Più la forza è intensa, più questo numero sarà alto. Ok? Quale tecnica, quale grandezza di riferimento uso per fissare queste unità di misura? Beh, la tecnica che si utilizza, che è quella più semplice, è utilizzare una forza di riferimento molto comune in natura. La forza con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, con o senza la molla, è la forza peso. Quella ci accompagna ogni istante della nostra giornata. Che cosa si intende per forza peso? Ok? Qui attenzione, adesso sto mettendo insieme due forze diverse. Una forza è quella legata alla proprietà delle molle, okay? Che è quella base del dinamometro, che è questa relazione. Questa relazione ha un significato fisico importante perché la proporzionalità tra forza deformante della molla e allungamento prende il nome di legge di Hooke, che vedremo tra un attimo. Utilizzo questa proprietà, cioè la proprietà elastica della molla, questa relazione, e la applico a una forza di riferimento. Chiaramente, quale forza uso? Una forza molto facile da trovare in natura. La forza che più facilmente troviamo in natura è proprio la forza peso. Perché? Perché è quella che ha effetto su tutti i corpi con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Ok? Come si manifesta la forza peso? Beh, è abbastanza semplice. Se io prendo un qualsiasi oggetto, tipicamente usavo un gesso, ma il portachiavi, okay? E lo tengo in alto, se lo tengo abbastanza bene, questo rimane fermo dov'è.
tecnicamente in dinamica si dice è in equilibrio, cioè la sua condizione non cambia. Ma se lo mollo, che cosa fa? Cade, cioè si mette in moto. Abbiamo visto che le forze sono la causa del cambiamento di stato di moto. Perché si mette in moto? Perché è soggetto alla forza peso, che è la forza con cui tutti i corpi sulla superficie terrestre sono attratti verso il centro della Terra. Ogni corpo dotato di massa è soggetto a questa azione, a questa forza. Quindi se prendiamo, che ne so, io avevo il portachiave, ma prendiamo un sasso, una pietra, un qualsiasi oggetto, qui, mettete che questo sia il pavimento, se qui ho il nostro portachiavi, questo è soggetto a una forza, fatemi disegnare in verde, diretta verso il basso, che chiamo con P, la forza peso. Okay? Ed è la forza, arrivo subito ancora un istante, con cui tutti i corpi sono attratti verso il centro della Terra. Qui approssimiamo la superficie della Terra come un piano, quindi una roba orizzontale, una retta, per cui la forza peso è sempre diretta lungo la verticale. Ok? D'accordo? Cosa volevi chiedere più, scusami? Quindi la gravità è una forza. La gravità è assolutamente una forza. Forza gravitazionale e forza peso sono sinonimi, certo. Ok? E questo ve lo anticipo, lo studieremo in dettaglio più avanti. Esiste un legame molto importante tra la forza peso e la massa dei corpi. È abbastanza facile rendersene conto. Okay? Se io prendo che ne so, il portachiavi lo tengo in mano, è facile tenerlo fermo, tenerlo sollevato. Se io prendo invece, che ne so, una sfera di piombo, tenerla in mano è molto più difficile perché devo usare una forza maggiore, perché pesa di più. Ok? Quindi peso e massa sono proporzionali. Il peso è legato alla massa. Quindi più grande la massa di un oggetto, più intensa è la forza peso che la Terra applica, che la gravità terrestre, ancora meglio, applica all'oggetto. Però attenzione, le due cose sono molto diverse. Una cosa è la massa, che è uno scalare, che per adesso definiamo come quantità di materia in quell'oggetto. Una cosa invece è il peso, ok? Che dipende dalla forza di gravità esercitata dalla Terra. Se per esempio io prendo uno stesso oggetto e ne misuro il peso sulla Terra, trovo un valore. Se andassimo sulla Luna e misurassimo il peso sulla Luna, a parità di massa, il peso è diverso. Perché? Perché la forza gravitazionale, cioè il peso sulla Luna, non è lo stesso, a parità di massa. Dipende dal corpo celeste che produce questa attrazione. C'è una domanda? Sono direttamente proporzionali per la massa. Sì, ma sono due concetti fisici diversi. Noi abitualmente nel linguaggio di tutti i giorni li usiamo interscambiabilmente, dire massa o dire peso è la stessa cosa, perché? Perché la costante di proporzionalità tra massa e peso è la stessa per tutti i corpi. Ok? Però questa costante dipende dal fatto che siamo sulla Terra. Se io cambio corpo celeste, cioè vado sulla Luna, il peso non è lo stesso che ho sulla Terra, a parità di massa. Ok? Mi spiego meglio. Se io prendessi, okay, un oggetto che pesa, che ne so, 60 kg sulla Terra e lo peso, lo metto su una bilancia, la bilancia mi dice ha una massa di 60 kg. Prendo lo stesso oggetto e lo porto sulla Luna e faccio la stessa operazione, la bilancia legge un peso molto più piccolo, legge un peso di un sesto, perché sulla Luna
la proporzionalità, cioè il rapporto peso su massa, è un sesto di quello che c'è sulla Terra. Ok? Quindi sulla Luna, tra virgolette, le bilance non funzionano, perché la bilancia tipicamente ti dà una massa, perché la bilancia fa automaticamente la conversione massa-peso e peso-massa. Sulla Terra, quindi, il peso P di un oggetto è uguale alla massa dell'oggetto M moltiplicata per questo numerino che si prende il nome di accelerazione di gravità, oppure se preferite costante peso massa, e la massa si misura in chilogrammi, il peso in newton, e G sulla Terra misura 9,81 newton per ogni chilogrammo. Quindi, mi spiego meglio, un oggetto che ha una massa di, che ne so, 10 kg, viene attratto verso il centro della Terra con una forza che è il suo peso, che vale 10 per 9,81, quindi 98,1 newton. O, se preferite, se questo fosse un chilogrammo, il peso sarebbe 9,81 newton e così via. Dimmi un'altra domanda. Il newton è una misura di una forza, ok? Mentre la massa, il chilogrammo è una misura della massa. Lo stesso oggetto sulla Terra e sulla Luna ha la stessa massa, ma ha pesi diversi. Perché sulla Luna ho un G diverso, chiamiamolo GL, G lunare. Questo è uguale al G della Terra diviso 6, perché la Luna è più piccola, quindi esercita una forza più piccola, meno massa, meno grande. Però la massa è lo stesso. Sì, no, un sesto, G è un sesto della Terra, la Luna ha un'altra proporzione, perché dipende non solo da quanta massa c'è, ma anche dal suo raggio. Questo numerino G vedremo a suo tempo, quindi nel triennio, al terzo anno, è una accelerazione, cioè è un effetto che la Luna e la Terra hanno su tutto ciò che sta loro vicino, ed è legato da quant'è la massa della Terra e quant'è grande la Terra, dalla massa della Terra e dal raggio terrestre. Quindi più a parità di massa, oggetti più densi, più piccoli, producono un G più grande. Quindi la differenza tra il valore di G piccolo sulla Terra e sulla Luna è legato non solo a quanta massa c'è sulla Luna rispetto a quella che c'è sulla Terra, ma anche a quanto è la dimensione della Luna e della Terra. Ok? Non so se avete visto, qualche anno fa ormai c'era un film ambientato su Marte, John Carter di Marte. È la storia di un terrestre di H.G. Wells, un grande scrittore di fantascienza. C'è questo terrestre che va su Marte, incontra una civiltà marziana, e quando lui arriva su Marte, con la sua muscolatura è in grado di fare balzi enormi. Perché? Perché su Marte la gravità è più piccola. Quindi la nostra muscolatura, che ci consente di fare salti, tra virgolette, normali sulla Terra, su Marte ci consente di fare salti molto più lunghi, perché là la gravità è più piccola. Quindi faremo balzi, così come quando avete visto qualche filmato degli astronauti sulla Luna, quando camminano, se si danno le spinte che si danno sulla Terra, fanno passi molto molto più lunghi, perché la gravità è più piccola. Ok? Tutto chiaro fin qui? Ok, grazie mille. Detto questo, vediamo se riusciamo. Vediamo, riuscite a vedere? Sì. No? Usiamo questa simulazione del theta per andare a analizzare il funzionamento del nostro dinamometro.
prendiamo il laboratorio della molla. Ecco. Qui abbiamo per esempio la nostra molla, vedete qui a sinistra, e abbiamo un righello per misurarne la lunghezza, ma quello che ci interessa in realtà è la lunghezza a riposo. Vedete che c'è un righello qui, se lo mettiamo in corrispondenza dello zero in questa posizione, misurando da qui, misuro direttamente l'allungamento della molla. Questa è un'esperienza che normalmente faremo in laboratorio, ma ahimè in questo periodo non ci possiamo recarci tutti in laboratorio, perché il laboratorio è troppo piccolo e quindi ci sarebbe assembramento. Prendiamo il righello, fatemelo combaciare, ecco, con la riga di riposo, e poi appendo un peso all'estremo libero della molla. Questa è una molla disposta verticalmente. Qui ho 50 grammi, lo appendo all'estremo libero, la molla si allunga. Segno la posizione di equilibrio e leggo più o meno, fatemi leggere un po' meglio, 8 centimetri. Questo significa che se appendo alla molla una massa di 50 grammi, qual è la forza che allunga la molla in questo caso? Ma qual è l'origine della forza deformante della molla? Qual è il peso? Qui la forza deformante della molla, cioè la forza che allunga la molla, è il peso della massa che ho appeso sotto. Okay? Siccome la massa di 50 grammi ha un certo peso ed è attaccata alla molla, 50 grammi tirano in giù la molla, quindi la allungano. Un'altra domanda? Ma le molle hanno resistenza? Hanno una certa rigidità più che resistenza. Ci arriviamo tra un istante. Ok? Se io raddoppio la massa, quindi tolgo questa, ne metto una da 100 grammi, l'allungamento prima era di 8 centimetri, adesso è di 16 centimetri. Quindi se raddoppio la massa, raddoppia il peso, perché massa e peso sono proporzionali, quindi raddoppia la forza che deforma la molla, raddoppia l'allungamento. La proporzionalità tra l'allungamento, cioè la forza applicata alla molla e il suo allungamento, si chiama rigidità della molla. E viene indicata da una costante, da un numero che di solito ha la lettera K. Tanto più la molla è rigida, tanto più grande è questo rapporto. Quindi per deformare la molla mi serve una forza intensa, la molla è rigida. Se per deformarla mi basta una forza debole, la molla non è tanto rigida, la molla è morbida, si dice. Ok? D'accordo? Quindi in questo caso la molla 1, quella di sinistra, viene allungata di 16 cm, se leggo bene, con una massa di 100 grammi, o 0,1 kg se preferite. Quindi se io tolgo adesso i 100 grammi, posso usare questa proprietà, quindi il fatto che so che la molla 1 si allunga di 16 cm ogni 100 grammi appesi, e posso ad esempio andare a vedere quanto pesa, quant'è la massa di questo oggetto ignoto. Qui vedete se c'è il punto di domanda. C'è un'altra domanda? Certo, in base alla rigidità posso fissare la scala di misura delle forze, quindi ho la corrispondenza tra allungamento e forza applicata. Certo. Qui ho una massa incognita, questa qui in rosso, e qui leggo un allungamento di circa 12 centimetri. Ok? Quindi questa, se prima si allungava di, mi pare era 8, per 100 grammi ho un allungamento di 16 centimetri. Se l'allungamento è di, fatemi rileggere bene, di, leggo un, a me sembra un 12 centimetri, vuol dire che la massa di questo corpo sarebbe 100 grammi, se si allungasse di 16 centimetri, moltiplicata per 12, ho circa 75 grammi. Ok? È tutto chiaro? Perfetto.
Quindi, in base a questo, grazie, in base a questo posso fissare la corrispondenza tra l'allungamento della molla, in questo caso del nostro futuro dinamometro, con la forza applicata. D'accordo? Sta personale, però ci fermiamo qui. Comunque è mi preme che sia chiaro questo concetto. La forza quindi è un vettore, si misura in newton. Lo strumento per misurare le forze è il dinamometro, che è basato sulle proprietà della molla di allungarsi o deformarsi in generale, con un allungamento che è proporzionale alla forza applicata. Questa legge, la proporzionalità tra la forza applicata e l'allungamento, si chiama legge di Hooke. La vedremo ancora nella prossima lezione. Per adesso ci fermiamo qui. D'accordo? In base, inoltre, abbiamo visto a questa relazione per le molla del laboratorio virtuale, siamo in grado di stabilire, una volta tarata la nostra molla su masse note, di misurare la massa di corpi ignoti, usando una semplice legge di proporzionalità tra l'allungamento della molla e la massa appesa sotto la molla. Ok? Molto bene, per oggi ci possiamo fermare qui.